Gita. Siamo in gita ancora una volta. Elio, cosa fa? Mi perde l'occhiale. Stia attento. Siamo in trasferta perché si fa uno shooting in esterna, vero regista? La seconda esterna di questa produzione mega galattica. Terzo giorno andremo da un partner nel campo della ristorazione, una zona molto deep, molto in. Non mi aspettavo nulla di meno. Ha qualcosa da dire lei? Minchia. Siamo alla ricerca della location. Sembra un set cinematografico, guarda Danny. Sono vere, eh? Sì, sì, sono vere. Frutta vera. Eccoci. Buongiorno. Direi che siete 4 giorni, siamo arrivati. Prego. Buongiorno. Ciao, benvenuto. Buongiorno, permesso. Prego. Ciao. Guardate, guardate. Insegnaci. Che mano lunga. Se tu lo dici dietro, hai un po' di luce anche a loro sulla spalla. Così? Ok, più accanto a lui. Ovviamente non segno però per terra. Questa qui la vediamo. Questa la vediamo. Io mi posso aprire un altro pochino. Diciamo che questo è il limite massimo. Guarda, fare le cose devono Mauri fare un passo indietro verso il muro. Così. Troppo Mauri. Meno. Ok, diciamo che così è perfetto se riescono a vedere. Riesci a vedere un po' l'azione che succede lì? Un po' si vede. L'azione sul tavolo. Ok, l'azione sul tavolo, sì. Sì, dai. E poi lo rinfaccia di vedi. Facciamo così, Mario, tu hai da Roma la squadra. Saranno una sorpresa. Ci sfideremo. Qua abbiamo una camera. Sì. Ok, sì. Allora, mettiamoci. Sì. Fermi. No, l'hai messo al contrario. Vedi, sì, certo, dico, non sembra andare. No, ok, eccolo. Va, non di più, non di più. Non aver paura, ce lo taglio, non so succede con il corpo. No, abbiamo un po' di scelta. Sì, va bene, Danny. Danny, va bene? Come me la sentite così? Lui forse scivola. Ha paura di farsi legare. Un pelo di più. È in panico, dai, non succede niente. Così va bene. Cioè, il banco pizza è pronto come se noi dovessimo aprire la sera al pubblico. Esatto. E non apre niente. Stasera ti sta bene. Non c'è niente che devo vedere. Mi piace far passare. Io penso. No, non riusciamo a piegarci. Ma così no, Paolo. Il grafio è tutto. Posso dire una cosa che non è una bugia? Mi sono dimenticato di fare tutti e scappare la pedica. No. Resisti. È una verità, Se Jenny non ha paura di aiutarti. Ha detto che non esistono sinonimi usando un sinonimo. Allora, questa è la capacità del principe. Alle volte mi stupisco da solo. E lei è stupenda. Complimenti. Piacere. Un attimo la nostra pizza in camera 1. Siamo qui per descrivere la nostra interpretazione della tipica pizza Gennaro. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, condividetelo, fatelo vedere da amici, cugini, vai a compagni, potete fatelo vedere a tutti, tutti. E noi ci vediamo al prossimo video dei Gentlemen. E stop. Bella. Vai, ragazzi, grazie. Abbiamo finito il primo video della giornata, terzo giorno di riprese. Prego, perdonami. Mi perdoni, ma è il secondo video della giornata. E io cosa ho detto? Il primo. Abbiamo fatto quell'altro stamattina. Dio, mi si sta sciogliendo il cervello. E che ti ha fatto un riposino? Ho fatto il Ponsin Veneto. E quindi mi stia un attimo confuso. Il famoso TikToker. Ma tu sei il famoso Kratos? Comunque quello che vedete là è il set, per quindi il mi sono già confuso, terzo video di oggi, vedete anche lui ormai è game over, fuori gioco. Thomas sta prendendo il posto di Paolo, come vedete ha infatti, Paolo. Infatti abbiamo cazzo. Thomas che è molto molto esigente quando si parla di video dedicati al food. Pensavo due pollici, invece sono perni. Due perni che mi fanno appunto da angoli, riesco a capire. Lei sa cosa sono gli ISO? Gli ISO, certo che lo so, lei lo sa? Sì, sono isometrici. Bravissimo. Qui abbiamo Valerio che si occupa della camera 2 e là abbiamo il nostro regista. Il nostro regista che si occupa della camera di lato. Abbiamo applicato la tecnica dello smarmellamento. Apri tu. Buongiorno ninja da tavola. È giusto. Benvenuti in un nuovo video. E ovviamente benvenuti in una nuova challenge Instagram. Stia attento ai capelli. Ah, sì. Ok, si allarga, perfetto. Ma facciamo ok. A questo punto che dici?
così va bene. È rosso pieno. Speriamo che terrà. Prova a muoverti, a me per favore. No, no, gli posso dare più fido. Siamo quasi pronti per la sfida. Adesso stiamo facendo un brief, stiamo leggendo le battute per la partner con NordVPN. Però è stata cambiata. No, non è come l'ha spiegata lui a parte no? Scherzare. Eh no, perché questa frase poi l'abbiamo cambiata. Ok, vabbè, io vabbè, comunque, io ho sempre la mia. Ok. Abbiamo appena finito il video di Thomas, infatti non spoileriamo il piatto e quello che è successo perché è stato spaventosamente epico. Adesso la troupe dovrebbe mangiare. È arrivato il tuo momento preferito, cioè? Fare un TikTok. Oddio. Dobbiamo fare un TikTok adesso? Ma perché dobbiamo fare TikTok? Se no non mi pagano. Lo faccio solo per te, solo. Ok. Allora, per te scommetto un cheesecake, che è diciamo il dolce che di solito prendi. Però ti piace anche molto il cheesecake, se non sbaglio. Sì. Poi per te abbiamo un limoncello, che non puoi bere. Il mirto, non lo puoi bere. Il rucolino, no. No. La liquirizia non la puoi bere. Ma che vita di merda fai? Per me è un cheesecake allora. Strano, non me lo sarei mai aspettato. Grazie infinite. Ciao, ciao, ciao. E adesso che abbiamo finito la terza giornata di riprese, possiamo andare a casa. Possiamo andare a casa a cambiarci. E a care. Esatto. Fondamentale. No? Per chi segue questi backstage, sappiate che il povero Thomas c'è stato di tutto in quella non riesce a fare la cacca fuori casa. Ma neanche in realtà neanch'io. Sì? Io la farei nella aiuola. Noi adesso la facciamo qua. Vado avanti per ringraziare. Segniamo il territorio. Quindi corriamo a casa e vediamo se riusciamo a stimolare il nostro barone per vedere se stappando scende. Noi in questi giorni, loro non se ne sono accorti, ma in questi giorni in giro per Milano, io e il Conte, abbiamo cagato in vari spot. Unendoli, se tu prendi un drone, sorvoli Milano e unisci i puntini. La caccia al tesoro in realtà, esatto, è trovare la vostra merda. Viene fuori Murri Minchione, se tu dici le cacche. Ce la facciamo? Porca madonna. Mi sembra di essere uscito dalla fila. Certo che tu ora farei sto vlog, farei il montaggio dove siamo super eleganti e ora ci filmi da... Sembriamo dei quattro personaggi di Tekken. Che parolone, cazzo, che hai usato, farai un montaggio. Probabilmente ci sarà una funzione sul telefono dove faccio unisci le clip. Unisci le clip. E ve ne la fa una unica. Ma faccio che li unirai in modo casuale. Right. E tipo partiremo con l'ultimo giorno. Hai visto? Mamma mia. Terza giornata di riprese finita. Stiamo andando a casa. Andate in pace. Amen. Amen. Così è miscuglio all'americana. Vai. Classico. Così è miscuglio alla francese. Più al centro. Così invece è miscuglio alla colombiana. Ma lei è un burlone!